Oggi ti voglio parlare del rapporto tra obesità e Covid, quindi in che modo il Covid viene complicato dall'obesità. Lo scorso 29 ottobre 2020 si è svolto l'expert meeting dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo l'obesità e il rischio di complicanze. E dai dati epidemiologici si è visto che la presenza di obesità è altamente correlata al rischio di complicanze e morte, soprattutto nei giovani adulti affetti da Covid-19. Dal punto di vista epidemiologico, purtroppo sappiamo che l'obesità è una vera e propria pandemia. Secondo i dati forniti infatti dall'OMS, il numero di persone obese nel mondo dal 1975 è triplicato e nel 2016 oltre 1,9 milioni di adulti erano in sovrappeso e di questi oltre 650 milioni erano obesi, quindi tantissime persone. E nel 2019 38 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni erano sovrappeso, quindi davvero c'è un aumento, no, di questa condizione. E che cosa si intende per obesità? L'obesità viene definita con un indice di massa corporea superiore a 30. L'indice di massa corporea, badate bene, è prima di tutto un indice, quindi un rapporto tra peso in chili e altezza espressa in metri quadri. Va fatta una precisazione perché non tiene in considerazione né della distribuzione del grasso, perché sappiamo che il grasso viscerale è più dannoso del grasso, diciamo, sulle cosce e sui glutei, e non viene anche presa in considerazione la massa muscolare. E per cui tenetene, cioè quando fate il rapporto, fate attenzione a queste cose, perché potrebbe risultare che un bodybuilder che è tutto muscolo sia obeso, secondo questo indice. Quindi bisogna approfondire con un esame impedanziometrico. Tendenzialmente il normo peso va tra 18,5 e 24,9, l'obesità di primo grado superiore ai 30, di secondo grado superiore ai 35, di terzo grado superiore ai 40. E perché l'obesità si associa a un maggior rischio di complicanze in questa patologia? Prima di tutto è doverosa una precisazione che ancora non è ben compresa e diffusa. Il grasso, o meglio definito tessuto adiposo, non è messo lì senza far niente. Cioè non fa solo peso e basta. Questo grasso, quando è in eccesso, può produrre delle sostanze chiamate citochine, infiammatorie e ormoni, e tendenzialmente si pensa che riducendo il peso i dolori spariscono perché si riduce l'azione meccanica. In realtà migliorano anche perché si riduce questo aspetto infiammatorio, quindi all'azione meccanica si va a sommare questa azione biochimica. E riducendo il grasso si riduce quindi il tessuto che produce infiammazione e di conseguenza il dolore. Da quello che sappiamo sulla patogenesi del Covid-19, se il virus non è contenuto all'inizio, si diffonde nei bronchi, ai polmoni, all'intestino e ai vari organi, in particolare rene, cuore e cervello. È coinvolto il sistema vascolare e la severità della malattia dipende, dal livello di infiammazione che già esiste e dal grado di coinvolgimento dei polmoni. Quindi si innesca una risposta immunitaria abnorme, quindi che non è regolata, vengono prodotte sostanze infiammatorie come l'interleuchina 6, l'interleuchina 1 beta, si produce meno interferon gamma, fino a un'attività smisurata dei globuli bianchi chiamati neutrofili, che invece dovrebbe essere protettiva. E è infatti questa alterazione della risposta immunitaria che crea tutti questi danni. La maggioranza della popolazione ha le risorse per contrastare l'infezione e sviluppa sintomi, come sappiamo, simili a un'influenza un pochino più forte. Invece le complicanze nelle persone obese sopraggiungono in quanto in esse è già presente un'infiammazione di base, determinata da questo tessuto adiposo, no? Quindi, chiarito questo, in questi individui, in seguito a un'alimentazione scorretta, è spesso anche presente una disbiosi, quindi un'alterazione della flora batterica che essa stessa regola le nostre difese immunitarie. Quindi si innesca una sorta di circolo vizioso. E in sostanza, quando la pancia sta bene, anche le nostre cellule immunitarie funzionano meglio.
L'obesità di solito in più può essere accompagnata anche già da disfunzioni respiratorie, altre patologie associate come il diabete, l'ipertensione e malattie cardiovascolari che vanno ad aggravare una situazione già preesistente. È stato visto dalla sanità pubblica in Inghilterra che c'è stato un aumento del consumo di snack, durante la pandemia e anche una riduzione dell'attività fisica. Non credo che qua in Italia la situazione sia stata tanto diversa, almeno per la mia esperienza personale, tant'è vero che ultimamente quando c'è stato il nuovo annuncio della zona arancione Ligure, quando sono andata al supermercato, c'era di nuovo lo scaffale delle farine vuoto. Tutte queste cose si sanno, cioè si sa già, ci sono anche in Italia degli organismi deputati a questo aspetto, diciamo, della prevenzione, ma forse ancor poco viene diffuso, o meglio, forse viene diffuso, ma non arriva alle persone giuste. Quindi, ovviamente, questo mio video di oggi non vuole essere di sicuro una soluzione alla pandemia dell'obesità, vuole piuttosto essere uno spunto di riflessione, ok? Che invece di puntare tanto a proteggerci solo da fuori, che è fondamentale, quando noi abbiamo uno stato di salute che ci sostiene, è più facile anche proteggerci da dentro. Quindi questo è il mio messaggio con il cuore, dato che ci sono passata pure io, so cosa vuol dire, e cerchiamo davvero di potenziare la nostra salute a 360 gradi e non solo adesso, perché ci troviamo in questa situazione, ma sempre. Condividi questo video se ti è piaciuto, mettimi un mi piace e al prossimo.